9 mesi di corsa, da settembre a giugno. Per chi? Per noi mamme, per la famiglia, per noi genitori, e il lavoro, e la casa, e la spesa, e le borse dei figli delle attività sportive, la borsa del calcio, quanto è sporca, i compiti nelle ore più disparate della notte, le riunioni scolastiche, le feste di compleanno, il catechismo, i weekend di ripasso da mozzafiato, le discussioni in famiglia, gli orari che dovrebbero essere rispettati. Sempre tutto di fretta, è l'anno scolastico. E poi finalmente arrivano loro, le vacanze per tutta la famiglia, un momento di relax. È vero, le vacanze sono un momento tanto tanto atteso per la famiglia, tanto desiderato, necessario per i genitori, che dopo un anno di duro lavoro non sognano altro che riposarsi. Ma molto spesso le vacanze con i figli si trasformano in un momento un po' stressante, sia per la mamma che per il papà, e di conseguenza per tutta la famiglia. Però nessuno lo dice o se ne parla molto poco, perché sembra così politicamente scorretto. Quindi come si può sopravvivere alle vacanze con i propri figli? Tre piccolissimi suggerimenti. Tanto si potrebbe iniziare lasciando ai propri figli dei piccoli spazi di noia. Guarda che un po' di noia fa molto bene. Non si annoiano più i bambini. I bambini di oggi non sono abituati ad annoiarsi, hanno sempre qualcosa da fare. Anche perché se non ce l'hanno, siamo noi genitori che gliela troviamo. È vero? La sensazione di non aver nulla da fare attiva la fantasia e la creatività, aguzza l'ingegno, così che si può inventare dei nuovi giochi per poter star bene con se stessi. Un'altra cosa che si può fare è niente sveglia. Ma la sveglia esiste ancora? Durante le vacanze sarebbe molto molto meglio che i figli si svegliassero secondo il loro bioritmo. Fare colazione con calma, lavarsi e vestirsi con i loro tempi, che sono eterni, perché sono sempre, ma sempre più lenti rispetto a quelli di noi adulti. Ma va bene così. Un altro punto fondamentale è quello di ricavarsi dei momenti in cui stare davvero, ma davvero insieme. Perché non c'è nulla che innervosisce più un figlio che il finto interesse del genitore quando parla con lui. In vacanza dedichiamogli del tempo in cui stare solo ed esclusivamente con lui, senza cellulare, senza tablet, senza mostrare fretta o impazienza, perché tuo figlio si accorge benissimo, perfettamente, se tu stai parlando con lui e nello stesso tempo stai pensando a qualcos'altro, oppure se gli rispondi e non lo ascolti. Quindi non dimenticarti che per tuo figlio essere in vacanza vuol dire non avere niente da fare e avere tutto il giorno per farlo.